Riguardo questo target di cui si parla del 32% delle energie rinnovabili in crescita, per quanto riguarda la Comunità Europea, pare che l'Italia già sia avanti nei tempi prima del 2020. In cosa consiste questo argomento? Come siamo veramente posizionati a riguardo? L'Italia, devo dire, che ha fatto molto per le energie rinnovabili nel corso degli anni passati, sebbene poi vi siano state una serie di rallentamenti e di danni al settore in conseguenza di una legislazione che ha reso difficile l'installazione di nuovi impianti, ha ridotto gli incentivi. Quindi sicuramente l'Italia è in testa nel mondo per lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma è in testa più che altro perché è stata, diciamo, molto lungimirante, molto attiva in passato. Poi c'è stato comunque un grandissimo rallentamento. In Europa ora si sta delineando il nuovo quadro legislativo che riguarda le politiche energetiche dal 2020 al 2030 e proprio l'altra notte, dopo una trattativa lunghissima tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, si è raggiunto un accordo sul testo della nuova direttiva rinnovabili, che delineerà il quadro, gli obiettivi e dal 2020 al 2030.